Ben ritrovati a tutti ragazzi, oggi vi andremo a parlare di un racing game per iPhone ed iPod Touch un po' differente rispetto a quanto è possibile trovare su App Store, solitamente nella categoria racing game. Allora, i giochi di guida su iPhone ed iPod Touch da sempre, sin dall'inizio, hanno voluto forzatamente, e in alcuni casi anche non con molto successo, oserei dire, sfruttare l'accelerometro per far guidare ai giocatori le proprie autovetture, facendo sì che curvando il dispositivo sinistra si andasse a sinistra e curvando il dispositivo destra si andasse a destra. Racing Game non si comporta così. Racing Mania, scusate, Racing Mania non si comporta così e innanzitutto vi fa tenere l'iPhone in maniera eretta e non in landscape. E poi avrà una tipologia di controlli che andremo subito a vedere e che favorisce un gameplay forse più immediato e più semplice. Nella schermata delle opzioni abbiamo semplicemente la possibilità di alzare o abbassare il volume, gli effetti sonori, attivare o disattivare la vibrazione che si attiverà quando andremo ad urtare gli altri veicoli presenti nella gara oppure se ci scontreremo con i vari elementi del tracciato, come ad esempio degli alberi o comunque degli ostacoli fisici sulla nostra corsa. Possibile attivare o disattivare il video che viene riprodotto quando si avvia l'applicazione e si può settare il numero di giri che bisognerà fare per completare le gare. Torniamo al gioco vero e proprio. Premendo su New Game possiamo vedere che ci sono tre modalità presenti: allenamento, arcade e network. Premendo su network, teoricamente si dovrebbe poter giocare con gli altri giocatori online che posseggono questo titolo. Vi diciamo teoricamente perché pur lasciando cercare il server per parecchi minuti il gioco non ha mai trovato durante le nostre prove altri giocatori disposti a giocare. Questo nemmeno creando una nuova partita come succede adesso, ma pur aspettando vari minuti nessuno viene a giocare con noi. Molto probabilmente hanno dei problemi con il server di gioco che attualmente non è attivo o qualcosa del genere, oppure semplicemente questo titolo non è stato acquistato da sufficienti giocatori e quindi per cui è difficile avere la coincidenza di collegarsi contemporaneamente a un altro giocatore. Io penso che si tratti della seconda opzione, però vedremo in futuro, faremo magari altre prove e se avremo dei riscontri migliori vi faremo sapere. Tornando al New Game, io direi di andare a vedere la sezione arcade, che è il cuore di Racing Mania. Continuiamo la partita da noi iniziata e possiamo vedere che con i soldi guadagnati nelle nostre gare, vincendole o arrivando comunque almeno nelle prime tre posizioni, è possibile migliorare il nostro veicolo, prima di tutto riparando i danni conseguiti durante l'ultima corsa, oppure aumentando la velocità e l'accelerazione. Ok, proseguiamo e andiamo a vedere l'interfaccia di gioco. Per ora non ci cimenteremo nella gara, ma resteremo fermi con la nostra automobile così da potervi far vedere come funziona il titolo. Lasciamo, scusate, lasciamo partire tutti. Ok. Allora, possiamo vedere che qui in basso è presente l'interfaccia con cui potremo interagire con la nostra autovettura. Questo pedale sulla destra ci servirà semplicemente per gasare, premendolo. Quello sulla sinistra per frenare o, se siamo già fermi, andare in retromarcia. E queste due freccine per svoltare a sinistra e rispettivamente a destra. Io personalmente il pulsante del freno non l'ho mai usato perché durante la gara, se si vuole frenare, secondo me basta rilasciare il pulsante dell'acceleratore e si avrà un effetto simile, se non migliore, del freno vero e proprio. Possiamo quindi vedere che andando avanti è semplicemente necessario tenere premuto il gas e svoltare a sinistra e a destra per completare la propria pista. Bisogna dire che, visto che la visuale non ruota con il senso in cui sta viaggiando la vostra macchina da corsa, all'inizio si avranno parecchie difficoltà, come quelle che sto avendo io, a svoltare a destra o a sinistra e a non invertire il senso delle sterzate, perché magari è necessario premere il pulsante destro, però guardando sullo schermo la macchina va a sinistra, quindi bisogna un po' prenderci la mano e prenderci l'occhio in questa modalità e poi vi assicuro che riuscirete a sfrecciare come dei razzi anche con questa impostazione grafica che si rivela sicuramente meno profonda e meno
lo so, meno tecnologicamente avanzata anche rispetto all'uso dell'accelerometro, ma che favorisce sicuramente l'immediatezza e alza il livello di sfida a livelli che forse con l'accelerometro non si riuscirebbe ad avere. Graficamente il titolo a me ricorda un po' quei giochi di Micro Machines che arrivavano su PlayStation 1 o anche PlayStation 2 alcuni anni fa. E direi che dal punto di vista estetico il gioco non è paragonabile, insomma, ai mostri sacri del racing game per iPhone, come ad esempio può essere, non lo so, Need for Speed Underground, eccetera, eccetera. Però bisogna dire che questa è un'altra classe di prodotto, sia per quanto riguarda il prezzo, sia per quanto riguarda l'impostazione. Questa è un'impostazione che è volta principalmente al divertimento, all'immediatezza, al giocare subito, e comunque si rivolge ad un target di giocatore che sicuramente è molto più nostalgico rispetto a magari ai giovani giocatori che vanno a comprare un Need for Speed piuttosto che altri titoli come ad esempio anche Real Racing, eccetera, eccetera. Il mio giudizio, dopo averlo testato un po', è abbastanza positivo. Io l'avevo provato un paio di minuti quando l'ho scaricato e ho detto, vabbè, non è un granché, lasciamolo lì. Poi però l'ho ripreso e mi sono accorto che non è assolutamente male, che mi divertiva abbastanza e sì, ci passavo delle belle partite e sicuramente manca qualcosa, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista tecnico e delle modalità di gioco. Però io sono convinto che con qualche piccolo aggiornamento, qualche piccolo accorgimento possa diventare veramente un ottimo titolo. Se volete dargli una chance, provatelo, provatelo, non è così male come può sembrare ad una prima occhiata. Bene, vi ringrazio per la visione, vi invito a registrarvi al mio canale per essere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E mi raccomando, venite a trovarci anche su appvideoreview.com. Ciao ragazzi e alla prossima!